Buon pomeriggio a tutti amici videospettatori e benvenuti in questa nuova live di Yo-Kai Watch Blasters 2. Tra l'altro oggi su Blasters 2 si va in maniera speditissima. Ho comprato 40 mappe. 40 mappe ho comprato perché ho giocato tantissimo. Avevo voglia di continuare a giocare senza purtroppo andare avanti nella storia. Però... insomma, ho fatto un bel po' di sfere, ho potenziato gli yokai in maniera inverosimile, ho preso Emma risvegliato, ho provato a prendere Emma oscuro, ma in squadra non ci è voluto venire perché dopo 40 reset ancora non voleva entrare, l'ho mandato a quel paese, ci riproverò un altro giorno. Quindi oggi, se vogliamo fare qualche partitella insieme, la facciamo. E magari faccio due capitoli oggi, perché come ho detto... c'è solo da leggere un po' di storia attraverso i dungeon con le mappe, quindi non c'è assolutamente nulla che mi vieta di fare qualche partita con voi se volete. E poi, quando avrò finito completamente Yo-Kai Watch Blasters 2, ci sarà qualche extra, ma sarà un episodio massimo 2, tornerò su Yo-Kai Watch 3, ok? Yo-Kai Watch 3, aspettate, pazienza... devo ancora finire Reggia Emma, quella la facciamo in live, come abbiamo fatto tantissimo tempo fa. Però, prima devo completare Blasters 2, ok? Oh, allora, ragazzi, come vedete, G-Banyan ha un'aura dorata. Perché G-Banyan ha un'aura dorata? Ho fatto le sfide Street Pass, ne ho fatte tipo 60 di fila, da quando ho iniziato a giocare, non ho mai perso. E G-Banyan ti ha detto: ehi, voglio entrare in squadra, mi fai amico? Certo, ed eccolo. Tra le altre cose, allora, un attimino poi leggo quello che mi chiedete perché ho visto alcune domande. Che si fa oggi? Anzi no, lo chiedo a voi. Chi preferite tra, mamma mia, tra Comagre e Crinicoma? Chi preferite tra Crinicoma e Comagre? Vi faccio il sondaggino. C'ho sempre il filo in mezzo... inciampato. Ok. Tra l'altro pochissimi punti per farlo evolvere. Vabbè, 17 voti, vabbè. Normale. Siamo pochissimi, siamo. Eccolo qua. Shishkoma. Ah, ragazzi, se volete... perché leggo anche che qualcuno vuole la traduzione. In descrizione trovate il link che vi porta al forum di Geniv. E lì trovate la traduzione. Su Diamante e Perla farei la serie video o live? Video. No, Pokémon, se è la prima volta che lo gioco solo in video. Oh, guarda qua. Guarda chi abbiamo qui. Rovine del coraggio. Il super manager. Quindi è davvero tantissima roba. Support in ciò. Tencho, super. Non ho combattuto nessuno. Aiuto, non posso schivare i colpi. Guarda. Scusami, sei un po' debole. Vabbè, è a livello 13, raga. Hai shoppato le monete, Lorenzo, grande. No, perché hai shoppato? Devo shoppare, quello che faccio. Oddio. Ma come c'è finita questa qua? Oi. Quest'altra di qua. C'è la mina vagante. Ok, la prendo, ciao. Vabbè, vediamo un po' che succede con G-Banyan. C'è qualcosa che ti preoccupa? Oh, no, niente, gna. Non sono affatto preoccupato. Volevo solo ricordarmi di aver messo le barrette di cioccolato in frigo. Così da poterle mangiare una volta tornati dalle missioni. Ma sta tornando il freddo G-Banyan, quindi ci sta. Che per ora le metti in frigo. Per 1000 giravolte, non so cosa darei per un bel gelato alla crema. Beh, veramente no. Non so voi ragazzi, ma ultimamente penso spesso a due amici molto cari. Ricevettero una richiesta molto urgente e partirono all'improvviso. È come se si fossero volatilizzati. Ah, certo, Overnian e gli altri. Staranno sicuramente aiutando gli yokai in pericolo, sono molto coraggiosi. Potrebbe essere, come sanno, anche se mi piacerebbe che fossero qua con noi. Come se la ride! Qualcuno mi ha chiamato? Questa voce io la conosco! Esatto, G-Banyan. Oh, Vernian, sei proprio tu? Cosa ci fai qui? Che domande, sono qua per darvi una mano, ragazzi. Dici sul serio, amico? Fantastico! Ma un attimo, dove ho lasciato Sapion?
Allora, ragazzi, questa cosa che dice Usapion in giapponese, teme, in realtà può essere intesa anche come bastardo. Ma in Giappone parole come bastardo, merda e anche cazzo a volte sono intese in una maniera diversa dall'italiano. Le dicono anche negli show per bambini, nei giochi per bambini, tipo appunto Yo-Kai Watch. In Inazuma Eleven la merda si sprecava come non ci fosse un domani tra Mark e Caleb, le merda proprio uscivano a raffica. Tra l'altro immagine bellissima. Oh, Vernian, sconigliato, perché devi sempre arrivare prima tu? Quanto era bello fare Usapion. Che poi cambiava razzo con un cazzo, quindi... Bellissimo. Chi sono questi yokai Shibanyan? Li conoscete per caso? Tu dovresti conoscerli. Li hai conosciuti su Sushi e Tempura, ignorantello. Loro sono Overnian e Usapion, sono nostri amici. Io sono Overnian, molto lieto amico. Io invece Usapion, piacere di conoscerti. Bene, ora che ci siamo presentati noi andiamo in spiaggia. Ma sì, vatti pure a prendere il sole. Ci serve una pausa, addirittura? Ottimo, da questa altezza riesco a vedere bene il loro accampamento. Il capo crede che siano più coraggiosi di noi, ma secondo me si sbaglia. Ah, c'è qualcuno meglio che mi nasconda. Sì, nasconda. Eccoli, arrivano. Xo. Dannati blasters. Xo? Xo è merda, o cazzo, proprio per l'appunto. Stanno cercando le spade del tesoro. E uno potrebbe dire, ma come fanno a differenziarla? Non c'è una differenziazione vera e propria. Però dipende anche dal contesto in cui si usa Xo. Che può anche significare dannazione in questo caso. Ecco perché non siamo ancora riusciti a trovare niente nell'ultimo covo. Che poi il bello è che io qui posso parlare a ruota libera, ma poi nel video taglio e unisco bene le parti senza me che sproloquio su parolacce così in mezzo al video. Questi sciocchi devono aver trovato il modo per arrivare da Bamba Ryer e al suo tesoro. Neanche Billy il vagabondo c'era riuscito. Dici bene? Il diario del suo equipaggio non mentiva al riguardo allora? Fatemi capire, stiamo rischiando la prigione per uno stupido diario? Quando ci siamo addentrati in quel covo abbiamo rischiato grosso. Meno male che nonna era pronta a tirarci in salvo. Ah, che coraggio la nonna. Certo, non capiterà altre volte, sorellina. Con il tesoro vivremo nel lusso, tranquilla. Ma io, se sapessi che dovessi scontare 10.000 anni di prigione, chiedo al genio di annullare tutti quanti i miei reati, senza però restituire il malloppo che ho rubato. Quello sarebbe vivere nel lusso, a meno che non sanno dove nascondersi. In ogni caso, a quanto pare neanche Billy sapeva dell'altro segreto dell'isola. Non riesco ancora a credere che questi sciocchi ci stiano ostacolando. In ogni caso ha ragione Giacomiao, anche Billy non conosceva tutto. Bene, ora che si fa quindi? Rubiamo ai Blaster Steel anche la prossima chiave? Esattamente. Non sarà facile come prima. Sembra che siano più numerosi ora. Mi danno sui nervi più dei topi. Ma i topi ve li mangiate. Tutti gatti poi tra l'altro. Dobbiamo trovare un modo per farli entrare nel covo. Ehi, ho un'idea. Tipico del nostro Giacomiao, ha sempre un piano pronto. Sì. Trattasi di genetica, mio caro. Lasciate fare a me. Va bene. Vediamo cosa hai in mente, fratellone. Oni-chan! Andiamo allora. Ecco spiegato tutto. Questo è quello che il giovane ha sentito. Che vogliono fare appunto... Vogliono trovare queste tre spade del tesoro e fare casotto. Conoscendoli staranno sicuramente pensando ad un piano per rubarle. Capo, finalmente l'ho trovata! È successo qualcosa di terribile! Ah, l'ho trovata, capo, vabbè. Piano, piano, calmati, spiegaci bene. I mostri yokai stanno arrivando al nostro villaggio! Cosa? Stiamo cercando di difenderci, ma loro sono in sovrannumero. È terribile. Dobbiamo andare subito ad aiutarli. Ma certo che vi aiuteremo. Le spade del tesoro possono aspettare, gna? Ben detto. No, aspettate. Potrebbe essere tutto un piano di Bundori. Ma che dici, Zomborg? Non è il caso di trarre confusione affrettate. Avevamo detto di non voler farci entrare nel covo. Vogliono tenerci occupati. E poi solo loro sarebbero in grado di far uscire quegli yokai dai covi. Se andiamo ora al villaggio degli indigeni, preleverebbero la spada per primi. Ne ricorrerebbero sicuramente alla stessa nebbia viola dell'altra volta. Avete ragione, certo. Però dobbiamo fare comunque qualcosa. Non preoccupatevi di questo. La prima spada del tesoro potrà proteggervi. Dice sul serio.
Beh, in questo caso dovremmo essere in grado di batterci. Ve lo chiediamo in ginocchio. Aiutateci a proteggere il nostro villaggio. Dobbiamo assolutamente mettere le mani su quella spada prima di loro. Ben detto, forza Gibanyan, al villaggio penseremo io Sapion. Voi dovete fermare Bundori. Overlian ha ragione, fate del vostro meglio ragazzi, ne faremo lo stesso. Ragazzi. Ok, so che siete tutti carichi, ma cerchiamo di non distrarci. Prima prendiamo la spada del tesoro e poi dirigiamoci tutto il villaggio, ok? Va bene, faremo il prima possibile. Per 1000 giravolte. In bocca al lupo a tutto ragazzi. E velenotto Shu. ZZ corrotto da Death Dragon. È un vampiro. Velenotto vampiro. Spero che sì, che non sia Midevent. Spero che non sia Midevent, perché se non è Midevent tutto quanto scioppo. Slotto, no scioppo. Che cazzo scioppo. Ok, Watch Pony non ci sciocco più neanche se mi pagano. Mamma mia, che vociaccia che c'hai. Che è uscito? È morto, non è uscito niente. Corvaccio è uscito. Ah, c'è il giapponese in chat, ragazzi. Non capisce la lingua. Italiano. Itari. Questo ha visto Yo-Kai Watch Blasters 2. Cioè, andiamo a vedere chi è sto cesto che sta a fare Yo-Kai Watch. Questo è uno di quelli che sicuramente l'altra volta aveva Fudo in squadra e mi ha obliterato il boss. Prepara l'autoclicker. Oh. Oh, ok. Ok, preparo l'autoclicker allora. I speaks pasta, giusto. Giusto, i speaks pasta. Pasta, mandolino e mafia, questo. Quello è che parlo. Ok, abbiamo recuperato la spada. Possiamo finalmente occuparci del villaggio degli indigeni. Let's go. Dannazione. Forse li abbiamo sottovalutati, Blaster Steel. La famiglia Bundori. Consegnateci la chiave, subito. Di nuovo la nebbiolina verde. Viola, ma verde. Daltonico. Di nuovo quella nebbia viola. Non mi sento tanto bene. Guardate, la spada del tesoro sta brillando. Nani? Ehi, la nebbia si è diradata. È la spada che scaccia il male. Il granchio anziano aveva ragione. Questa spada è incredibile. Cosa? Quale spada possiede un simile potere? La spada che scaccia il male. Non c'è tempo da perdere, Giacomiao. Dovremmo prenderla con la forza. Ah, Lorenzo Santank. Esatto. Da questa parte, ragazzi. Tutto bene, Gibanyan? Ci siamo riusciti, ragazzi. Abbiamo salvato il villaggio dei granchi indigeni. Oh, oh. Stanno diventando tanti. Meglio filarsela per il momento. Cosa hai detto? Dovremmo fuggire? Ci incontreremo ancora, Blaster Steel. Purtroppo. Stanno scappando, inseguiamoli! No, sono ancora più potenti di noi per il momento. Andre, per portare sul canale Luigi's Mansion? Oh, il primo l'ho giocato Luigi's Mansion, il secondo e il terzo no. Però sono il terzo visto che è carino, qualcosina ho visto che poi è un hotel bello. Grazie dell'aiuto, amici! Siamo noi a ringraziare te, Gibanyan. Hai trovato la prima spada del tesoro. Tuttavia non riposiamoci sugli allori. I Bundori ci sono scappati di nuovo. Giusto. Inoltre una sola spada del tesoro non è sufficiente. Beh, almeno la prossima volta saremo tutti insieme, no? Una volta prese tutte e tre le spade, diventeremo ancora più forti. Ben detto. Grazie al loro potere saremo inarrestabili. Forza, ragazzi. Dobbiamo trovare le altre due spade del tesoro. Al massimo! D'ora in avanti permettetemi di tornare da voi. Voglio lottare con i Blasters T. Grande. E anche Usapion. Bene. Ora che anche Overlian e Usapion sono tornati, siamo più forti. Tuttavia, i Bundori sono sempre dietro l'angolo. Quindi forza, Blasters T. Ok, quindi siamo anche l'altro capitolo. Una sfida intellettuale. Ah, ora sapete chi arriva qui. Dovrebbe iniziare... Eccolo! Questo qua mi fa troppo ridere. Troppo carino sto yokai. È il più tonto della famiglia Bundori, ma è troppo divertente. I leak prima della manutenzione sono quasi illegali. Beh, se mi dici Ryuta mi cala il pipo. Però se mi dici Velenotto Vampiro... Orochi.
Poi il nome giapponese è bellissimo, invece Velenotta, no? E veleno, perché veleno? E serpenti. Dai. Mi pare di aver sentito dei passi. Eh sì. Vediamo come recita questo nome localizzato. Grandagio. No, bellissimo. Oh, tu sei uno dei Blaster Steel, giusto? Proprio così, io sono Komo-san. Ferma, non avvicinarti, che urlo. Tranquillo, cosa ci fai qui da solo a quest'ora? Oh, beh, ecco, sto sorvegliando il vostro accampamento e... no, dimentica quello che ho detto, non sto facendo niente. Oh, ok. Grandaggio, fratello, esatto. Per un pelo, se fallisco anche oggi verrò preso in giro dai miei fratelli ancora una volta. Non sei capace nemmeno di fare la guardia, mi diranno. Non capisco di cosa tu stia parlando, amico. Ah, beh, niente, tranquillo. In ogni caso, mi sembri un bravo ragazzo. Oh, che sbadato, non mi sono ancora presentato. Sono Grandaggio Bundori. Bundori! Intendi la famiglia di 10.000 anni di prigione? Avete rubato tantissimi tesori. Dovreste vergognarvi di tutto ciò che fate. Wow, siamo davvero così famosi? Beh, a dire il vero, la mia pena è soltanto di un anno e mezzo. Probabilmente è perché vengo sempre considerato più ingenuo da tutti. Beh, rallegrati. Ah, ma 10.000 anni tutti quanti insieme. Su con la vita, impegnati e sono sicuro che riuscirai a migliorare. Non dovresti prendertela con te stesso? Forza, prendi un po' del mio gelato. Gelato? Non posso adesso, devo fare la guardia, anche se... Ah, no, non riesco a resistere! Ti piacciono i dolci, vedo. Guarda cosa hai in mano. Sono il mio cibo preferito, sai? Sono pieni di zucchero, è vero, ma non riesco proprio a farne a meno. Ma Komo-san, io sono un ladro, non sono una brava persona. Oh, quella dolce e soffice crema deve avere un gusto sopraffino. Amico, hai la bocca piena, non ho sentito neanche una parola. Ma quello è perché biascico io, Komo-san. Forza, non fare complimenti, prendine un po', sarai stanco ormai. Sei sicuro? Ma certo, mangiare un gelato non ti impedirà di sorvegliare intorno. Credo che tu abbia ragione. Grazie davvero, Komo-san. Vabbè. Ma Komo-san, stai tranquillo, resterà un segreto tra me e te. Oh, ok, allora. Grazie mille di nuovo. Chi ama così tanto i dolci non può essere cattivo, ne sono sicuro. A presto, Komo-san. Ciao, Grandaggio, è stato molto divertente. A presto. Buono, possiamo arrivare a 15 con le ricariche. Bene. Mi piace molto sta cosa. Ragazzi, chi volete in squadra a posto di Komajiro? Usapion o Overnian? Quale dei due? Perché io vorrei cambiarlo assolutamente. Ma io metterei Usapion perché ho già un altro Overnian in squadra. Ho Overnian Asso, quindi direi che mette Usapion, sì, infatti. Mi conviene mettere Usapion senza che faccia il sondaggio. Dai, mettiamo Sapion. Abbiamo già l'altro Overnian in squadra che è molto più bello, dai. Oh, a questo punto, dato che non devo spendere altro, andrei alla ruota. Usapion, sì, già vedo che sta vincendo anche senza sondaggio, infatti non serve. Ok, aumentiamolo. Colpo caricato. Ok, continuiamo a mettere tutte quante. 35. 35 ci arriva. Oh, 34. Preferisci sushi o pizza? Pizza, che sushi, dai. Cioè, buono sushi, per carità. In Italia il sushi devi andare al ristorante quello che te lo fa buono, eh. Ci sono i ristoranti giapponesi in Italia che fanno il sushi top. Però da noi la pizza è la pizza, ragazzi. Cioè, dai. Poi se vai in Giappone ti mangi sushi, certo, sushi. Anche il sashimi è buono, eh. Sashimi è buono pure. Con la salsa di soia, con la salsa di yuzu. Ci fai la salsetta con la soia. Alcuni anche wasabi ci hanno messo. L'ho visto su un canale giapponese di Kaneko, mi pare che si chiamasse. Anche Kimagure. Kimagure Cook.
Quello lì fa delle ricette interessantissime, ragazzi. Davvero carino. Durano un bel po' i video, anche mezz'ora, ma sono interessantissimi. Può essere che non ti dà la connessione al 3DS, perché il 3DS richiede una connessione bassa, nel senso che è un apparecchio che non ha... non richiede un grande sforzo da parte del modem router, quindi non riceve tanto segnale. Di conseguenza il modem dice: no, tu mi fai schifo come ricevitore di segnale, quindi non te lo do perché tanto non ti serve. Basilarmente è questo il problema, non glielo dà perché ne serve poco, ne serve. A coso, mi dai la... non mi dà la clessidra. Peggio per me. Certo, fai una prova, ma se hai più di 3-4 dispositivi, io connessi ne ho 5 a casa. Tablet, che però sta a riposo quello. 3, 4, 5, 5 dispositivi più la televisione 6, però se hai un modem vecchio è capace che ti blocca appunto per questo problema che ti ho detto ora. In fondo questi covi non sono per così difficili. Io aspetterei di esultare. I prossimi piani potrebbero complicarsi. Eh? Cosa intendi dire? Il granchio anziano mi ha detto che alla fine del covo c'è uno yokai volatile. Ah! Ho capito. Colpire un nemico in grado di volare non è semplicissimo. Bello allora. So chi è. Sto cercando di trovare una soluzione, ma è più difficile di quanto pensassi. Ehi ragazzi, guardate presto! Che scoperta incredibile! Scavulcaniano, che succede? Ah! A quanto pare spaventarci è diventato ormai una routine per te. Oh, scusami, Indiana. In ogni caso, osservate questo gioiellino. Oh, è molto simile agli oggetti del tesoro. Sembra un cecchino. Sì! Il celebre cecchino yokai! Bello, finalmente lo prendiamo! Oh, yes, non mi ricordavo che era qui. Grazie a questo oggetto sarete in grado di colpire i nemici da una lunga distanza. Ehi, che idea! With this possiamo colpire quello yokai uccello. Hai ragione, sappiamo, sarà un gioco da ragazzi sconfiggerlo. Ma qui mancherebbe l'ultimo. Oh, Falcoro! Ah, bello il nome! Bello Falcoro. Allora, ragazzi, io apro per giocare online. Se ci volete essere, siateci. Facciamo qualcosina online. Mi viene squadra. Sì, è questo il dialogo, giusto? L'ho riconosciuto il dialogo perché l'altra volta, dopo 40 tentativi di reset, non volevo saperne e mi ricordavo il testo. Oggi il testo è cambiato. Ragazzi, ci voleva giocare online, ci voleva. Ci voleva il gioco online. Ci voleva il gioco online. Grazie mille a tutti quelli che hanno giocato a due. Uno solo era. Grazie quindi Andrea omonimo. Ce l'ho fatta. Grazie mille. Arifar con... Bisogna distruggere sti cosi, vero? Mannaggia. Oddio, come si faceva? Non mi ricordo come si fa. Devo beccarlo con... Madonni! Ah sì, lo sniper, certo. Gaff a parte... Ho letto... Questi qui si devono distruggere comunque, questi. Mi ricordo che si distruggono. Ho letto 663. È giusto? Mi pare, Cosa ne pensi dei vari Yokai Watch? Ho fatto una tier list dei vari Yokai Watch. Ho fatto lì la classifica. Puoi vedere quella per riferimento se ti interessa. Bene o male mi piacciono tutti, tranne Sangok Shio o Kunitori Wars, che è un po'... E sono io che gli strategici non mi piacciono comunque. Sono io fatto male. Spada della conoscenza. Oh yes. E finisce anche questo episodio, dai. E anche la live ovviamente.
Ottimo lavoro, avete recuperato anche la spada della conoscenza. Tuttavia vi avverto che la prossima sfida sarà ancora più complessa di questa. Dovete fare molta attenzione se vorrete ottenere anche l'ultima spada. Sai, io l'ho fatto la prima volta e mi ricordo che ci ho messo un po'. Ci ho messo un po' a farlo, effettivamente, quindi non mi ricordo di preciso com'era, perché è proprio l'abbiamo aperto, l'hai aperto. Va bene, Nia. Ora che abbiamo le prime due spade, il potere dei Bundori ci fa meno paura. A dire il vero, queste spade hanno innumerevoli poteri. Le tre spade unite, infatti, sono in grado di conferire un privilegio unico. Infatti saranno in grado di condurci direttamente al tesoro di Bambaraya. Ma quindi il tesoro di Bambaraya è qualcosa di concreto, incredibile! Mi chiedo come mai non ce l'avesse ancora detto, Nia. Va bene, sono pronto, Nia. Avete già avuto modo di constatare il potere di Bambaraya nei covi finora. Puoi dirlo forte, Nia? Non mi sono abituato ancora a tutto quel trambusto. Hai ragione, fa davvero paura! Queste spade si possono equipaggiare, sì. Ve l'ho detto, nessuno è in grado di controllare la forza di Bambaraya. L'unico modo per poterlo fare è trovare l'oggetto di cui parla la leggenda. E quell'oggetto è proprio la celebre pietra di Bambaraya. Quindi, se ho capito bene, è un tesoro a tutti gli effetti. Pazzesco, l'ha detto. Esattamente Gibania, il suo valore è inestimabile. Pollo o sushi? Pollo. Tuttavia c'è un'altra cosa che ancora non vi ho detto. Dice davvero? Di cosa si tratta, signor Granchi Anziano? Il cammino verso Bambaraya è riservato solo ai puri di cuore. Puri di cuore, Nia? In molti, come Billy il Vagabondo, hanno tentato di percorrerlo. Tuttavia, come ben sapete, anche lui non è mai riuscito a giungervi. Ma voi, cari ragazzi, potreste essere i primi. Pensateci, non è incredibile? Se penso a quando i Bundori ci rubarono la chiave, nonostante fossimo a terra non ci siamo lasciati abbattere. Ora stiamo addirittura per arrivare da Bambaraya, non sto nella pelle. Hai ragione, Whisper. Finora siamo stati bravissimi, Nia. Forza, ragazzi, andiamo a cercare la terza spada e la pietra di Bambaraya. Andiamo! Magari siamo parenti, ma no. Ragazzi, la live finisce qui. La prossima volta giocheremo ancora insieme. Faremo un altro po' di gameplay live. Magari lo scrivo. Faremo più gioco online, una cosa del genere. E niente, io vi ringrazio per essere stati qui con me. Mi avete fatto anche reclutare. Il potere della live fa questo, reclutare Emma Oscuro, che mi aveva dato buca per 500 volte. Ci vediamo allora a domani. Bye bye.